Fatto almeno 200-300 comizi, oggi mi sento pure emozionato. Mi sento emozionato perché ho parlato con queste due persone, questi due amici, questi candidati sindaci che hanno fatto tutto e di più durante la loro campagna elettorale, hanno dato dimostrazione di un valore aggiunto, hanno dato dimostrazione, come dice Ivide, di avere il cuore, come dice Lorenzo, di essere una persona lineare. Parlare con loro, sentire poi e guardare i nostri programmi, condividere sul progetto politico, quella cosa che ci siamo detti da quando siamo partiti. Facciamo un progetto politico, diciamo che Avezzano deve cambiare, Avezzano deve avere la rilancio, il rilancio, Avezzano deve avere Avezzano, non è più possibile che ci siano altri che possono in qualche modo incidere su questa città. Io lo so che sono state fatte le trattative, che sono andate in giro, eccetera, ma tutti possono dire, Gianni Di Pangrazia ha parlato con Lorenzo, Gianni Di Pangrazia ha parlato con Irine, Gianni Di Pangrazia ha parlato con gli altri candidati sì. Non è stato così, qualche giornale l'ha riportato. C'è stato sempre qualcuno da fuori Avezzano che è venuto a trattare con i candidati sì, fuori Avezzano! E perché ci sono a parlare con i candidati sindaco? A che titolo? Il candidato di sindaco deve impegnarsi personalmente, deve avere un impegno personale, deve amministrare questa città che è bloccata, bloccata da troppi anni, questa città che non è più una città leader, questa città che deve avere quel ruolo che merita, questo. E mi dovete scusare quando ho capito che gli stessi momenti, le stesse sensazioni, la stessa voglia ce l'aveva Iride Cosimati e ce l'aveva Lorenzo De Cesare, per me è stata una gioia immensa, l'ho tenuta in serbo, l'ho tenuta nascosta anche quando mi hanno chiamato i giornalisti, me l'hanno detto, non l'ho detto perché era una cosa che però oggi dirla e poterla dire, che ho veramente il piacere di avere due persone che la pensano come me, due candidati sindaci che vogliono veramente rinnovare Avezzano, è la gioia che più posso avere avuto in tutto questo periodo di campagna elettorale. E chiaramente come non condividere i programmi? I programmi li abbiamo visti, li abbiamo trattati. E con Lorenzo abbiamo lavorato su alcuni punti importanti, è stato rilevato allora lo stesso Lorenzo, fatto dall'altro candidato sindaco, ma non credo che l'abbia fatto l'altro candidato sindaco. Allora qualcosa che è stato probabilmente strapolato da qualche parte e risulta lì, io l'ho detto in campagna elettorale. E questo significa avere la capacità, la sfrontatezza di venire a amministrare una città. Ieri mi dicono che ha iniziato il tour per la città, noi l'abbiamo fatto all'inizio il tour, siamo andati quartiere per quartiere, abbiamo sindaco della città e dei cittadini. Ho detto chiaramente non voglio schematismi, non parto con dei schematismi, perché in questo momento particolare, storico, c'è stata in qualche modo la messa in discussione di linee partitiche, di linee politiche espresse da determinati partiti, e mi riferisco a determinati partiti, in particolare chiaramente alla PDL, dove ha visto queste due persone dire prendiamo le distanze. Due persone che hanno avuto il coraggio di uscire dalla comodità, dal potere, e quando si esce dal potere, esercitare il potere per gli interessi della città, per gli interessi dei cittadini, significa che c'è il valore aggiunto. Altri fanno il salto della quaglia all'inverso. Posso dire che lo stesso fatto e la stessa cuore lo mise il candidato Di Berardino quando uscì dalla maggioranza perché non condivideva più quel tipo di maggioranza, è stato premiato perché è stato il più votato. Questo è stato noi. Tutti i cittadini si ricordano di chi ha coerenza e chi rinuncia alla poltrona.
E quando dicevamo appunto noi ci abbiamo il cuore, noi ci abbiamo l'interesse per la città di Avezzano, noi ci abbiamo, vogliamo fare un accordo di idee, un accordo di programma, perché in questo momento non serve dire l'appartenenza a una parte o a un'altra, serve essere etici, seri, legali, trasparenti, serve essere e avere il cuore per la città, non fare slogan. Le slogan sulle donne. Noi abbiamo avuto 60 candidati contro i 35 di Cipollone, donne. Quindi non può poi qualcuno sempre sbalizzare o uscire, perché i cittadini non ci credono più, vedono i fatti di quello che è stato. E quello che è stato oggi è di nuovo con l'ingresso di loro due ad appoggiare il sindaco Giovanni Di Pancrazio, significa ancora di più che le idee ci sono, c'è una grossa coalizione, una grossa voglia di cambiamento della città di Avezzano che si raccorda in più azione, sempre avuto un'impostazione non politica, non partitica, ma nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della gente, nell'interesse dell'associazione, ancora una volta si è dimostrata che questa è, altrimenti non ci poteva essere nessun accordo. E quali sono gli impegni che chiaramente prendo? Un impegno sicuramente a fare in modo che ci sia una città, naturalmente con 60 candidate donne, è chiaro che io darò una primaria rilevanza alle donne, per me mi impegno pure subito a dire che nei posti di rilevanza dell'amministrazione comunale almeno un terzo sarà riservato alle donne, almeno un terzo. A fare il vice sindaco, una donna che non si è fatta lusingare dalle promesse, una donna che vuole l'interesse della città, se non quella di avere un ruolo che fa parte della città. Queste veramente devono essere viste e sentite. E quindi codice etico lo sottoscrivo in pieno. Basta. Basta. Stiamo il paletto, stiamo fissando un fossato, chi sta di qua e chi sta di là, chi sta al nuovo, chi vuole una nuova città di Avezzano e chi vuole rimanere nel vecchio. Basta che diffondete tra i vostri amici, guardate le facce dei consiglieri nello schieramento di Cipollone, guardate negli altri schieramenti e là basta la fotografia, persone ormai consumate che fanno politica da anni e anni e anni e anni, persone che invece hanno approcciato alla politica, si sono in qualche modo rigenerate, vogliono cambiare, vogliono una città di Avezzano diversa, leader, territorio, capoluogo della macchina, ma non solo. Avezzano oggi con l'Aquila che ha bisogno di essere ristrutturata, eccetera, la leadership della provincia dell'Aquila. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solamente impegnarci. Sapete quanti sindaci che sono usciti in questa tornata elettorale marsicana mi hanno contattato con la gioia di dire con voi, con te Gianni, con tutto il tuo gruppo, noi vogliamo costruire una forte Marsica, noi vogliamo metterci in rete, noi vogliamo veramente quello che non si è fatto finora portare. Da oggi è cambiata la storia. I giornalisti ci sono presenti, ormai i numeri vengono da soli, con l'aiuto, come diceva Lorenzo, Gianni Di Pancrazio è stato il vincitore delle elezioni, con l'aiuto mio, con l'aiuto di Irene Cosimani, ma io penso con l'aiuto anche degli altri candidati, almeno chi vorrà avere un progetto diverso, vorrà vedere veramente una città diversa, ormai cosa altro dire, quello che devo ringraziare ancora di più, ancora tutti coloro che mi hanno seguito, tutti coloro che ci stanno ancora seguendo per l'ultima settimana, le liste, i candidati che sono riusciti, di tutte proprio le liste, partiti, liste civiche, eccetera, perché hanno messo il cuore come hanno messo il cuore le persone che si sono candidati con Iride e con Lorenzo.